con i libri sui banchi, quindi l'attenzione sicuramente non ci abbandonerà, vero Davide? Perfetto. Allora ragazzi, questa mattina voglio affrontare con voi un argomento molto importante e che riguarda tutti, ed è quello sull'ambiente. Quindi affronteremo l'ambiente sotto tre aspetti: quello del riciclaggio, quello dello spreco dell'acqua e quello proprio dell'inquinamento. Di affrontare questo argomento voglio farvi fare un test, perché mi voglio rendere conto se io ho degli alunni che sono rispettosi dell'ambiente oppure no. Anche perché penso che tutti a casa facciate la raccolta differenziata, è vero o no? Sì. Benissimo, allora con un attimo vado a prendere questo test dal mio cassetto. Credo che questa lezione sarà molto interessante. Infatti, spero che gli altri capiscano. Mia, che noia. Ma che la sopporta questa? Raga, io ho fame. Giovanni, non parlare, che è meglio. Ma a qualcuno interessa qualcosa? Sì, a me interessa. Anzi, a noi. Eccomi qui, sono arrivata con le nostre schede. Allora, però, ho preferito non fare troppe fotocopie, perché sapete che anche questo è risparmio, allora vi chiedo la cortesia di segnare sul quaderno le domande che ora mi detterò. Prima domanda, scriviamo. Quante persone vivono insieme a te? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5 o più. Allora ragazzi, ora vi occuperete di un progetto suddiviso in tre parti: riciclare, non sprecare l'acqua, non inquinare l'ambiente. Quindi vi occuperete del riciclo in generale, poi vi occuperete dello spreco dell'acqua, e penso che i primi spreconi siate proprio voi, e poi dell'inquinamento dell'ambiente, inquinamento del mare, ma anche inquinamento del verde, e quindi possiamo prendere in esame anche le piante, che spesso scompaiono misteriosamente. Mi raccomando, voglio che emerga come sempre la vostra originalità. Via al lavoro, buon lavoro! Pomeriggio. Mi sembra un'ottima idea, così potremmo anche terminare il progetto. Bene, a che ora? Alle 5 va bene. Ok! Allora ragazzi, da cosa partiamo? Queste sono le piante che potrebbero interessarci. Raga, io ho sete, vado a bere. Anch'io. Qui c'è una fontana. Venia, quando hai finito di bere, chiudi la fontana. Sì. Fermo, che c'è? Guarda, la giro subito. Scusate ragazzi, avete lasciato la fontana aperta. Ma che sarà mai? Infatti. No, è sbagliato sprecare l'acqua. Infatti hanno ragione loro. Scusate, non ci siamo presentati. Noi siamo Aman e Aisha e siamo emigrati dal nostro paese circa un anno fa. Non ci è bastato per capire quanto le persone che non capiscono le difficoltà di alcuni paesi sprecano l'acqua, senza pensare alle conseguenze. Le nostre condizioni erano pessime. Riuscivamo a malapena a procurarci i viveri necessari. E da una parte è meglio, abbiamo imparato il vero significato della vita. Fortunatamente con l'impegno siamo riusciti a sopravvivere e siamo emigrati in Italia. Ci dispiace, però grazie a voi abbiamo trovato un modo originale per finire il nostro progetto. Ed ora dobbiamo metterlo solo in pratica. E così tutti abbiamo capito l'importanza del non sprecare l'acqua. E abbiamo anche terminato il progetto.
E poi ci siamo domandati,